era giusto che tornasse qui. Io, carissimi, non mi nascondo la mia emozione e commozione nel celebrare la messa esequiale di Renata Tebaldi, alla cara Luciana, cugina sì, ma una cugina che sa, di Renata, direi che è più sorella che cugina. È un pensiero affettuoso e pieno di riconoscenza alla signora Tina, che ha seguito con amore e fedeltà per tanti anni, con amore e fedeltà indescrivibile, la nostra Renata. Quando veniva all'Anghirano trovava sempre nella famiglia Galloni calda accoglienza e amicizia. Saluto le autorità, il signor sindaco Bovis, senatore Vicini, rappresentante del sindaco di Parma, la dottoressa Podestà. Signore, che hai pianto sulla morte dell'amico Lazzaro, asciuga le nostre lacrime, noi ti preghiamo. Accogli alla mensa del tuo regno questa nostra sorella che si è nutrita del tuo corpo e del tuo sangue nel convito eucaristico, noi ti preghiamo. Gracias.
magistrati, la Renata Ferraldi, dalle autorità nazionali e internazionali. E dopo gli onori tributati dal mondo della lirica e dal mondo dell'arte, oggi siamo qui. Qui a Langhierano per un ultimo, affettuoso abbraccio nostro, dei langhieranesi, dei suoi concittadini nel paese in cui ha trascorso infanzia, adolescenza, giovinezza e in cui ha voluto tornare per la sua ultima dimora. Ed è anche per questo attaccamento, per questa dimostrazione di amore nei confronti delle proprie origini, che noi la ringraziamo e ricambiamo amore e affetto. Certo, è un'occasione triste quella di commemorare una cittadina, una concittadina illustre di Langhierano. Una grande artista famosa in tutto il mondo, può essere definita la più grande cantante lirica del Novecento. Ogni persona che scompare lascia un vuoto, una sofferenza attorno a sé, un vuoto per i propri familiari, per i propri amici. Ma Renata Tebaldi è una di quelle celebrità appartenute a tutti, ad una intera comunità nazionale, e quindi la sofferenza accomuna tutti noi. Il pubblico di tutto il mondo ha riempito i teatri per ascoltarla, la sua voce strepitosa, piena, sonora, delicata, librarsi nell'aria dell'opera più nota e più amata, incarnando quella grande tradizione di canto lirico per la quale l'Italia è famosa nel mondo. Un grande soprano, acclamato nei teatri di tutto il mondo, dall'esordio in un teatro di provincia al concerto con Toscanini per la riapertura della Scala nel 1946, occasione nella quale è già stato ricordato il maestro coniò l'appellativo di voce d'angelo con la quale Renata Tebaldi è universalmente nota. A Roma, a Verona, a Milano, a Londra, a Parigi, al Metropolitan di New York, dove è stata cantante stabile per 20 anni, ma a Reggio di Parma, in mezzo alla Fossa dei Leoni, uscendone sempre vincitrice ed acclamata. Renata Tebaldi ha dato il meglio di sé in un vasto repertorio nel quale è diventata leggendaria come la Bohème, l'Otello, la Butterfly e in tante altre opere. I giornali l'hanno definita l'ultima diva, diva perché con la sua straordinaria dote artistica, la sua riservatezza, ha saputo creare attorno a sé un alone di ammirazione e di mito che ha colpito tutti nelle sue apparizioni pubbliche. E insieme all'artista io voglio ricordare anche la persona, gentile, affettuosa, professionale e serena, consapevole di essere amata dal pubblico. Grazie Renata Tebaldi per la carriera, per l'arte, per essere stata ambasciatrice lirica nel mondo, ambasciatrice dell'Italia, ma anche ambasciatrice di Langhierano. E grazie per essere tornata tra noi. Tocca a noi ora trovare il modo più degno per ricordarti, per rievocare continuamente nel tempo la tua memoria e per onorarti. E noi lo faremo. Grazie. In queste occasioni, ovviamente la commozione fa un po' da padrone. Io ringrazio a nome di tutti i langhieranesi. Ringrazio Renata per essere voluta tornare qui tra noi, nella sua terra, nella terra dei suoi genitori, nella terra dei langhieranesi che sempre l'hanno non solo tanto amata, ma anche tanto stimata. Grazie a Tina per averle saputo dare, nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti difficili, quelle cure, quell'affetto, quell'amore cristiano di cui Renata sicuramente tanto ha apprezzato. Grazie a Don Guido e Don Domenico per essere riusciti a dare di Renata un'immagine vera, quella che la collega alla divinità della sua arte con la divinità del suo Cristo. Io ho avuto il privilegio di conoscere Renata, come donna, come persona.
ancor più che come artista. Guardandola negli occhi, si sprigionava in maniera incredibile una vivacità e un'intelligenza che ti gelavano. Ma lei, così sensibile, così lampionese, ti guardava e ti aiutava e con le sue parole ti toglieva dall'imbarazzo. Momenti straordinari, momenti belli, e l'Anghiorano Palma che tanto amava. Renata è una cittadina universale. È bello ritenerla l'anghiornese, ma è difficile perché Renata era artista del mondo. E Renata ha fatto grande la sua Italia, ha fatto grande la sua arte, ha fatto grande il canto. Ha vissuto per l'arte e ha saputo con grande forza sapersi fermare di fronte ad un mondo che l'acclamava, che giustamente l'applaudiva e la desiderava sul teatro. Sei stato veramente grande. Bello è stato conoscerti, bello sapere di essere nati nella stessa terra in cui tu sei nato. Grazie a Secondo Gadoni e alla sua famiglia per averti saputo trasmettere in termini concreti e pragmatici quelli che sono i veri sentimenti dei lamieronesi. Grazie a Luciano per averti tanto amata. Amici di San Marino, che sono qui presenti, gli amici più intimi della Renata, a cui il suo medico personale mi ha seguito fino all'ultimo respiro, vogliamo fare l'ultimo saluto qui proprio ad Anghiorano, perché lei parlava molto con noi di Anghiorano, io conoscevo Anghiorano attraverso la Renata, e quindi l'ultimo saluto lo vogliamo fare proprio a casa sua. Sei nel regno delle arti, carissima Renata, il coro degli angeli ti accoglie ed esulta, tu canterai con loro, accompagnata dalle arte d'oro dei serafini, nella gloria di quel Dio che ti ha donato quella voce ineguagliabile della quale abbiamo tanto goduto. Signore Gesù, donale quel riposo beato nella luce del tuo regno, dove un giorno ci ritroveremo per godere insieme in eterno quell'amore che ci ha uniti con un vincolo ineluttabile, profondo e dolcissimo. Lo Spirito Santo, che tanti doni ha elargito al tuo essere nel cammino bello ed aspro della tua esistenza, Renata, ti introduca nella luce immensa della Santissima Trinità con il canto sublime: rimani con noi in eterno nella gloria. Gesù, tu vedi il vuoto che Renata ha lasciato nei nostri cuori. Vedi l'amore che ci lega a lei, ma soprattutto la fede da lei professata in tante vicissitudini della vita. Per quell'amore, per quella fede, per la sua ineffabile bontà, dona a lei la pace e la gioia nella luce del tuo regno. Poi noi a San Marino abbiamo scritto una frase di Sant'Agostino che a noi è fatta da ce l'ha passata una sua amica carissima, la sua amica direi di più lunga data di San Marino, e ha scritto: Signore, io non ti domando perché ce l'hai tolta, ma ti ringrazio per avercela data. Ciao Renata.